Gabriele Carnioli, capitano della Lupa, ma chi è l'uomo Gabriele Carnioli? Gabriele Gragnoli è innanzitutto il priore della Lupa che è chiamato a svolgere questo importante compito di portare la Lupa al Palio di Luglio e è un contrarraiolo della Lupa che ha 50 anni sonati, come si dice, e che ha il sogno di portare la vittoria in contrada come chiunque guida la contrada oggi. Inevitabilmente, dopo un lungo digiuno, sente la necessità di fare. Avvocato, ma anche, insomma, profondo conoscitore della città di Siena, che Siena vede in questo periodo? Siena è sicuramente una città che in questo momento è in difficoltà perché mancano molti punti di riferimento. Lo sappiamo tutti, insomma, le cose che hanno segnato gli ultimi anni. Quindi è una città che si deve ritrovare, un po' anche come la mia contrada che ha avuto un momento di difficoltà e che si deve ritrovare e che spero in questo momento sappia davvero dare il meglio di sé. Siena deve fare lo stesso, deve ritrovarsi, deve ritrovare punti di riferimento, probabilmente anche saper cambiare, saper capire il momento di innovare rispetto al passato, che non è più possibile ripercorrere. Lo ha detto lei, priore e capitano insieme, è un ruolo non inedito nella storia del Palio, a dire la verità, però inusuale sicuramente sì. Sì, nel palio moderno è sicuramente una cosa, direi, impossibile da sostenere o comunque abbastanza disumano come impegno. L'ultimo, se non ricordo male, è stato Soccini Guelfi nel 1955, l'ha fatto 5 anni, quindi Erano tempi erano diversi. tempi sicuramente diversi. Io duro fatica a farlo per pochi giorni, comunque per forse qualche mese, se la sorte ci guarderà nell'estrazione dopo il Palio di Luglio. È un impegno grande, qualcuno è stato anche fortunato, non a caso Soccini Guelfi, speriamo anche noi. Ecco, dal punto di vista, diciamo, umano e personale, come la vive? Nel senso, già fare il priore è un impegno nelle contrade moderne importante. Il doppio incarico come si riesce a conciliare? Ci si sforza più che si può, e questo poi è anche un segnale, insomma, che mi piace dare a tutta la contrada, perché in questo momento sicuramente occorre che tutti si sforzino. Io mi sforzo più di tutti, ma tutti devono fare altrettanto, perché ovviamente io questa cosa da solo non la posso sostenere. La sostengo solo perché so che dietro c'è la contrada che mi ha dato questo incarico, mi ha dato questa fiducia, quindi sente che possiamo tutti insieme andare avanti. Senta, questo suo ruolo comunque passa anche dal rapporto con l'avversario. Sicuramente, passa il rapporto dell'avversario, che è un buon rapporto di rivalità, dove il rispetto è la parola d'ordine, riconosciuta da entrambe le dirigenze, rispetto reciproco ovviamente, grande attaccamento di entrambi alle tradizioni, anche al momento particolare, quindi attenzione ai confini della festa, a tutto quello che occorre salvaguardare in questo momento. Il suo ruolo ovviamente è di profondo conoscitore anche delle contrade e del palio. Come sono cambiate le contrade? Come è cambiata la Lupa negli ultimi 20 anni? Ma questa è diciamo, una domanda di natura sociologica, direi, perché le contrade non sono altro che lo specchio della nostra vita, della società, quindi sono sicuramente diventate tutte molto più numerose. Con i numeri, se da una parte ci sono stati dei benefici, ci sono state anche delle difficoltà, perché ovviamente essere più tanti vuol dire conoscersi di meno, anche all'interno della stessa contrada. Quindi più difficoltà nei rapporti interpersonali e quindi più facilità che poi le cose si possano complicare. Ovviamente sto parlando per me stesso in considerazione anche di quello che è accaduto recentemente, ma diciamo, è un'analisi che è calzante anche per tutte le altre, perché prima o poi ci sono passate tutte. Come ho detto, qualcuna è stata più brava, qualcuna è stata più fortunata perché è stata baciata dalla vittoria, che di sicuro un po' risolve. Speriamo anche noi di avere la stessa sorte, insomma. Anche perché si dice che dalle crisi nascono le Sì, opportunità, io no? l'ho detto più volte che spesso dalle ceneri si rinasce, no? E quindi questo è stato un momento un po' catartico. Speriamo davvero che lo sia, fino in fondo.
C'è un identikit, tornando al palio, di un fantino, diciamo un identikit del fantino ideale? L'identikit del fantino ideale direi che per quello che stiamo vivendo è sicuramente un fantino che deve dare tutto, tutto quello che può, anche di più, perché questo è quello che stiamo dando tutti noi. La determinazione è sicuramente la caratteristica principale che chi va a cavallo nella lupa deve avere. Torno un attimo alle contrade. Esiste sempre il ruolo sociale delle contrade, secondo lei? Ci mancherebbe altro che venisse meno. Direi che è un ruolo fondamentale. Noi ci stiamo molto attenti. Anche recentemente abbiamo modificato le nostre costituzioni dando all'aspetto sociale diciamo un'attenzione principale, perché proprio attraverso la socialità delle contrade, attraverso l'attività che le contrade sanno e possono svolgere, che le contrade possono continuare a vivere e a dare tanto a questa città, a se stesse e a tutti noi. L'ultima battuta con lei. C'è un episodio, un accadimento particolare, un ricordo che la lega in maniera appunto particolare alla lupa? Ma ne potrei dire davvero tanti, che la nascita è la vita, forse mi sembra abbastanza.